Ciao, sono Lisa da CuccicucciCu.com. Oggi ti faccio vedere come avvolgere una bobina. Ti faccio vedere su due macchine, la mia Elden Lotus e pure una Singer Simple che ho preso da mia cognata. Iniziamo con la Singer perché è più tipica. Ok, io userò questo filo di poliestere della Gutermann. Si mette in questa porta spoletta e si mette questo tappo per fermare la rocchetta. Poi si infila là dentro, poi si va intorno a questi dischetti qua. Io la tengo come per il filo interdentale, diciamo. Va intorno, poi si tira qua verso destra, poi si prende la bobina. Io faccio così, non tutti fanno così. Comincio a avvolgere a mano. Io trovo che così rimane meglio il filo. Si infila il capo del filo in questo foro là, lo fermo con l'indice e comincio ad avvolgere qualche volta qua, così a mano. Poi cambio mani, così faccio in due posizioni e ferma bene il filo. Poi si deve tenere così, il filo va sopra, così si mette dentro perché così si avvolge così, in questa direzione. Quindi deve stare il filo da sopra, accendiamo la macchina, poi spingi verso destra la bobina e si preme il pedale e si avvia. Qui vedi che si sta avvolgendo, è quasi pieno, comincia a rallentare, quindi io mi fermo. Poi si deve portare di nuovo a sinistra, si toglie, prendi le forbicine e taglia il filo. Ed eccoci qua, la bobina pronta da inserire nella macchina. Io uso una Elden Lotus che è diversa, quindi faccio vedere. Prima si spinge questo per far alzare la portarocchetta, si inserisce la rocchetta col filo che va da sinistra verso sopra, metti il tappo per fermare la rocchetta, spingi in giù, rimetti di là quella cosa, si infila qua e qua, poi si alza qui dove ci sono i dischetti. Prima qua verso destra, poi quello di sotto verso destra. Si porta il filo verso destra, poi come ho fatto l'altra volta pure, comincio a volgere a mano. Inserisco il capo del filo nel buco della bobina. Un attimo, sto facendo fatica a vedere. Ok, quando è dentro il foro metto l'indice qua. E comincio ad avvolgere con la mano destra, poi cambio mani e vado con la sinistra sempre per bloccare meglio. Lo porto qua verso destra e dentro l'avvolgitore. Il filo deve andare sopra. Accendiamo, ecco. Spingiamo verso destra e così c'è la spia. E si può cominciare a avvolgere. Io userò questo pulsante start stop, faccio meno veloce e si avvolge da solo. Si può usare anche il pedale, però non l'ho usato. Ora si comincia a rallentare, quindi fermo e porto verso sinistra, si alza la bobina da questo avvolgitore, con le forbici si taglia il filo ed ecco la bobina tutta pronta. Una volta avvolta la bobina, lo vorrei tenere sempre vicino al filo originale. Io uso questo strumento qua, si può usare pure una forcina, però mi piacciono questi. Si mette qua, prima dentro la bobina e poi si mette dentro la rocchetta qua. Ed ecco, così sono sempre uniti. Ora guarda i miei video su come inserire la bobina nella macchina da cucire e anche come infilare la macchina da cucire e poi iniziare a cucire.